Ci troviamo nel locale Gruppo Alpino di Durolone, in cui oggi è stata fatta la camminata, la 31ª camminata della Splügen. Insieme a noi abbiamo il sindaco di Durolone, l'assessore Redelli e il presidente del gruppo Splügen. Com'è andata oggi la giornata? Abbiamo una giornata positivissima, perché il sindaco ci ha portato fortuna, perché abbiamo quasi 900 partecipanti oggi. E in Duno abbiamo visto 5 famiglie con i bimbi, perciò noi siamo felicissimi. Sembra che sia andato tutto bene, non mi hanno ancora comunicato che nessuno si è fatto male, perciò noi siamo il top, siamo contentissimi. Benissimo. Quindi... E poi volevo ringraziare anche tutti quelli che ci hanno sostenuti, gli alpini, la Proloco, il sindaco, l'assessore allo sport e la palestra, perché in palestra noi... appoggiamo tante cose. Bene, speriamo che anche per l'anno prossimo ci sia maggiore affluenza e, come ha detto il sindaco, che dirà, per la camminata l'aspettiamo anche lui. Perché? Assolutamente sì. Innanzitutto un grazie, perché la signora ha detto giustamente queste associazioni che contribuiscono qui in Duno alla buona riuscita di queste cose, ed è bello, esatto. È il vivo del nostro paese, esatto. Grazie agli alpini, grazie alla Proloco, grazie al gruppo Quasar e grazie alle persone come la presidentessa che si adopera per fare queste cose belle in Duno. Noi siamo felici e appoggeremo sempre queste iniziative, perché secondo noi sono un po' il nervo del nostro vivere insieme. Poi il sindaco ha fatto la promessa che l'anno prossimo se realizzeranno la pista ciclopedonale la faremo sulla pista ciclopedonale, diversamente sarò presente anch'io alla camminata. Comunque il prossimo anno mi vedrete in tuta e pronto e attivo. Molto bene. Un saluto dal nostro assessore allo sport. Sì, io posso prendere l'impegno che l'anno prossimo darò il via ufficialmente alla camminata e assisterò che tutto sia regolare. Alle 8:30, però presente l'assessore alle 8:30. Darò il via. Anche se nevica, assessore. E come ultima cosa, invece, io come vice capogruppo degli alpini di Induno dico agli alpini di Induno, i dormienti soprattutto, fatevi vedere, perché abbiamo bisogno del vostro supporto e del vostro aiuto. Non ho altro che dirvi, arrivederci all'anno prossimo. Grazie a tutti. Bene.